Oggi ci troviamo all'interno della Fondazione Toscana Life Sciences, un ente no profit con sede a Siena che dal 2005 opera nel campo delle scienze della vita. All'interno di questa fondazione è presente anche un team di ricercatori capeggiato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale, che tutti i giorni cerca proprio di attuare una cura contro il Covid-19. Ma di tutto questo ne parleremo direttamente con il presidente della fondazione Fabrizio Landi e con la ricercatrice Elisa Pantano. Venite con noi. Siamo in compagnia del presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, Fabrizio Landi. Grazie mille di essere con noi. Grazie a voi di essere con qui. Ecco, la prima domanda che le voglio fare è questa. All'interno della home page del vostro sito campeggia la frase «La ricerca di valore è il nostro territorio». Ecco, tenendo a mente questa frase, può spiegarci la missione della Fondazione Toscana Life Sciences? La Fondazione Toscana Life Sciences, che è nata circa 15 anni fa, soprattutto per iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi, in accordo con gli enti locali, regionali e locali e poi con la partecipazione dell'università, era quella di creare un attrattore a Siena, ma in generale in Toscana, di chi fuori dalla Toscana, fuori da Siena, si occupa di scienze della vita, cioè di applicazioni in questo campo, perché venisse a fare queste attività a Siena, in Toscana. Quindi nasce con la missione da incubatore, da acceleratore. E quello che abbiamo costruito è stato quello di poter sfruttare il fatto che da 120 anni a Siena, con la tradizione di Sclavo, si è formato uno dei gruppi più importanti al mondo di ricerca e produzione nel campo dei vaccini, e che intorno a questa grande struttura, che attualmente da 5 anni fa parte della prima azienda di vaccini al mondo, che è la GlaxoSmithKline, e il fatto intorno a questo sistema di attrarre chi si occupa di cose analoghe, con che obiettivo? Fare ricerca di qualità legata al territorio, che produca posti di lavoro di qualità, che produca capacità e necessità di passare anche gli aspetti industriali e manifatturieri, che a loro volta producono posti di lavoro di qualità e che a loro volta producono prodotti di qualità, a questo punto non per i senesi e i toscani, ma per tutto il mondo. Questo è un po' il filone. Il concetto del territorio a cui noi teniamo molto è perché intanto le scienze della vita vanno viste nel senso più ampio. Scienze della vita vuol dire anche occuparsi di quella che si chiama nutracetica, cioè delle attività in cui estraggo da prodotti agricoli delle sostanze da usare in campo farmaceutico. Questo è un discorso a cui teniamo molto, cioè il ciclo completo, dal campo al prodotto farmaceutico, al prodotto terapeutico, alla salute, anche sapendo che spesso l'ambiente è un elemento determinante. Quindi il concetto del territorio è questo, anche perché noi abbiamo una carta da giocare aggiuntiva quando cerchiamo di attrarre investitori, cioè persone che vengono qui a studiare, a lavorare, che è ovviamente il territorio. Noi in questo periodo stiamo dialogando con una grande istituzione privata che gestisce una grande università privata in Europa, che sta ipotizzando di cercare un'altra sede, e una delle sedi possibili sta pensando a Siena, e se vengono a Siena è perché ci siamo noi, ma perché c'è questo, non solo TLS, intorno a noi ci sono circa 2.000 persone che lavorano in ricerca in questo campo. Noi ad esempio abbiamo circa 10.000 metri quadri di laboratori di alto livello, che sono quelli che noi diamo in uso alle start-up che vengono qua. Perché è importante questo? Perché un gruppo di giovani che magari con un professore universitario hanno un'idea di un prodotto farmaceutico, un prodotto medicale, e dicono facciamo l'azienda, usciamo. Il primo problema è che hanno pochi soldi, e specie nei primi momenti ne hanno pochi, poi se cominciano a funzionare i soldi si trovano. E quindi dove vado? E allora non basta un ufficio, loro serve un posto dove magari ci sia la capacità, come avete visto, se avete girato, di sperimentare. E non solo, ma c'è anche un problema di attrezzature. Noi fra qui e soprattutto nell'altra sede abbiamo circa 30 milioni e più di attrezzature, cioè di apparecchiature molto sofisticate e molto costose. Di nuovo, una startup di 3 ragazzi non può spendere 1 milione a comprare un'apparecchiatura, in realtà poi ha bisogno magari di più apparecchiature, però fa parte dei nostri contratti di affitto.
il fatto di dire io, oltre che avere gli spazi, cioè il laboratorio, poi hai anche accesso, dimmi tu, in base a quante ore usi la macchina, non paghi la macchina, paghi l'uso della macchina. Fra l'altro noi cerchiamo una politica ovviamente di tipo non speculativo, noi non abbiamo un obiettivo di profit, ovviamente dobbiamo coprirci i costi, no? E quindi facciamo un investimento che viene in questa maniera condiviso. Diciamo anche un co-working delle scienze della vita, diciamo. Mettere a comune le strutture, diciamo, quello che è interessante è il concetto di open innovation. Qual è il concetto? La collaborazione intrinseca che si crea fra gruppi di persone che fanno cose simili, cioè uno adesso è purtroppo in parte limitato dal Covid, ma uno dei punti di forza, noi ad esempio molti dei nostri, specie d'altra sede, andavano a mangiare nella stessa mensa dove andavano a mangiare i dipendenti di Glaxo. Facevano cose diverse, ma al tavolo tu chiacchieri, magari racconti la tua cosa e magari un'esperienza fatta per tutt'altra applicazione di quello di Glaxo, oppure viceversa, ti aiuta a risolvere un problema, cioè il concetto della contaminazione culturale. Certo, ecco, negli ultimi anni Toscana Life Sciences ha funzionato anche da attrattore di investimenti, questo è molto importante, funzionando anche come incubatore di imprese. Vogliamo parlare anche di questo? Certo, lo dicevo prima, la missione nostra è quella di attrarre investimenti da Siena in Toscana di chi si occupa di queste cose. Quindi la prima cosa dobbiamo attrarre le aziende, perché se noi attraiamo le aziende, vengono qui alla startup, facciamo un esempio, un'azienda che sta sotto, ne piglio uno, al pian terreno, è arrivata qui, erano in tre, mo sono 50, hanno attratto investitori che hanno messo dei milioni, perché ovviamente lui da solo non poteva pagarti 50 persone, hanno fatto investimenti in tecnologia e questa startup sta già producendo, cominciando a vendere, è chiaro che ha ancora bisogno di investimenti. Questo è quello dentro TLS. L'altra cosa importante è che in questo periodo comunque stanno avendo delle cose. Il meccanismo è proprio questo, attrarre start-up, attrarre gruppi di ricerca, questi a loro volta si porteranno dietro i loro investitori e a sto punto stiamo anche parlando di gente che potrebbe attrarre e fare altri impianti, ad esempio produttivi. Quindi è tutto un meccanismo che sta iniziando a funzionare, perché poi questo è un meccanismo a iperbole, no? C'è una fase lenta di crescita, poi arrivi a un punto critico dove dopodiché le cose, se continui a farle bene, crescono rapidamente. Noi cerchiamo di attrarre ovviamente gente che faccia ricerca in una logica di startup. Nel complesso il nostro ecosistema ha circa 420 persone, di cui 350 nelle startup. L'età media è poco sopra i 30 anni, quasi il 60% sono donne, l'85% è laureato. Queste sono le caratteristiche, gente giovane, motivata, molto culturalmente preparata e professionale e che è capace di lavorare insieme e soprattutto credo gente che si diverte abbastanza. Noi andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Ben ritrovati, grazie ancora di essere ancora in nostra compagnia. Stiamo intervistando il presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, Fabrizio Landi, che ancora ringrazio di essere qua con noi. Abbiamo parlato, diciamo, più in generale, andando però più nello specifico, cioè all'interno quindi della Fondazione TLS è nato proprio il MATLAB, un laboratorio di ricerca coordinato dal professor Rino Rappuoli, che dal 2018 lavora sulla resistenza antimicrobica. Un team di ricercatori che da febbraio 2020 ha iniziato anche una nuova linea di ricerca per sviluppare anticorpi monoclonali. Ecco, vogliamo parlare di questo? Certamente. Nel 2018, su iniziativa del professor Rappuoli, che ricordo è anche, oltre che un grande ricercatore, è il capo delle attività di Glaxo Vaccini su Siena. Lui ovviamente si occupa di vaccini in Glaxo, però era molto interessato al fatto di trovare un metodo per curare infezioni provocate da patogeni, batteri, virus. Problema molto grosso, l'Organizzazione della Sanità, l'OMS, recentemente ha valutato che sarà il primo problema della sanità occidentale nei prossimi 20 anni, cioè la prima causa di morte della sanità occidentale saranno le infezioni da patogeni che non riusciremo a curare perché non abbiamo più antibiotici che funzionano. Cioè, noi siamo cresciuti come mondo occidentale risolvendo il problema. Noi siamo, dall'inizio del Novecento ad oggi la prospettiva di vita in Occidente è aumentata di 40 anni con due armi, i vaccini e gli antibiotici. I vaccini ce li abbiamo, gli antibiotici li abbiamo spuntati perché li abbiamo usati troppo e male. E quindi abbiamo stimolato molti batteri e virus a fare varianti, che oggi sono così comuni, per cui oggi a forza di variare ci sono roba
che tra l'altro è particolarmente aggressiva in ospedale. Quindi parte il progetto per trovare degli anticorpi, cioè delle sostanze prodotte biologicamente che blocchino l'attività di questi batteri. Il 21 febbraio, il giorno del paziente 01, decide lei, a Codogno, Rino Rapuoli telefona a tutto il team, che si era assemblato intorno a questo progetto, poi spiegheremo come è fatto il team, dicendo: penso che le tecnologie che abbiamo messo a punto per il progetto della resistenza, che è un progetto di lungo periodo, andrà avanti per anni, potrebbero focalizzarle al tema Covid. E credo che sia eticamente giusto che diamo il nostro contributo. Quindi, d'accordo con la Fondazione, abbiamo in qualche maniera creato questo, esisteva già il MadLab, però aveva un taglio diverso, questa focalizzazione al Covid, sul progetto di dire: andiamo a cercare nel sangue di persone guarite, che quindi se sono guarite, poiché non ci sono farmaci o vaccini in quel momento, è guarito perché il tuo organismo ha prodotto gli anticorpi, è stato capace di combattere la malattia. Cerchiamo in quelli che sono guariti e di estrarre dal loro sangue l'anticorpo con cui sono guariti. Se dopo che l'abbiamo cercato, cerchiamone tanti, scegliamo quello più potente, cioè quello che riesce a dose più bassa a bloccare la malattia, e poi lo cloniamo. Cloniamo è una brutta parola, ma è la parola tecnica per dire lo copiamo industrialmente. Questo progetto parte il 21 febbraio, allora gli unici pazienti, ahimè è durato per poco, ce li aveva lo Spallanzani, e quindi facciamo un accordo quadro con lo Spallanzani di Roma, che cominciò a mandarci, dopo che i pazienti erano guariti ed erano d'accordo che il paziente era d'accordo che ci fosse fornito, le componenti del loro sangue che contengono gli anticorpi, che si chiamano cellule B. A un certo punto di pazienti ce ne sono stati anche troppi, e quindi per avere più casistica abbiamo raddoppiato ai pazienti che erano Spallanzani, i pazienti che erano stati curati e guariti alle Scotte, cioè al Policlinico di Siena. Quindi noi abbiamo da tutta questa attività estratto circa 5.000 anticorpi, quindi 5.000 diversi tipi di proteine prodotte da esseri umani che grazie a questi anticorpi sono guariti, cioè hanno distrutto nel loro corpo il Covid. Con varie tecniche messe a punto negli anni precedenti, ecco perché la deviolizzazione, abbiamo isolato un sottogruppo particolarmente adeguato e poi li abbiamo provato, cioè abbiamo iniziato a esporre ceppi di Covid che ci mandava lo Spallanzani a questi vari anticorpi per vedere quello che era più bravo a bloccarli. Questo processo si è concluso il 30 di giugno, dopodiché abbiamo deciso ci serve dove andare a clonarli, perché noi qui non abbiamo capacità di questa operazione, cioè di questo processo di produrli, per arrivare almeno a produrre le 3-4.000 dosi per fare gli studi clinici. A questo punto abbiamo trovato una partnership con l'unico impianto in Italia che si è dimostrato disponibile ad aiutarci, che è l'impianto sperimentale del gruppo farmaceutico Menarini, che si trova alle porte di Roma, in una città che si chiama Pomezia, dove Menarini ci ha messo a disposizione questo impianto, e quindi noi abbiamo passato, diciamo, quello dove eravamo arrivati noi, a loro che insieme a noi, ma anche con la loro tecnologia, hanno messo a punto un metodo per produrlo, quindi vuol dire copiarlo. E quindi praticamente è stato industrializzato con l'aiuto di Menarini. Prima di Natale abbiamo messo a punto il metodo e Menarini ha prodotto la quantità necessaria per fare le 3.500-4.000 dosi, e che verranno trasferite allo Spallanzani, perché l'AIFA ci ha già autorizzato a iniziare la fase 1. La prima fase serve a vedere se ci sono effetti collaterali. Noi non ce li aspettiamo, perché il nostro prodotto è la copia di una cosa che ha fatto un essere umano, un signore o una signora che a Roma o a Siena si è ammalata ed è guarita. Quindi questi due gruppi di pazienti, uno allo Spallanzani a Roma e uno in un centro specializzato che si trova a Verona, faranno per un certo numero di settimane, verranno seguiti per verificare che stiano bene. Passato un certo numero di settimane, faremo vedere all'AIFA, all'Istituto Superiore di Sanità, che è stato bene. A questo punto lo centralizzeranno alla fase più importante, la fase successiva, dove noi a questo punto invece inoculeremo in 850 persone in 12 ospedali italiani o il placebo o le fialette che contengono tre livelli diversi di quantità, per poter capire qual è la dose adatta, giusta, e anche per cominciare a vedere se serve. Dobbiamo dimostrare che chi prende l'anticorpo
abbia invece siano molto più quelli che guariscono, cioè che ci sia statisticamente, si dimostri il valore aggiunto. Se questo funzionerà, a giugno comincerà la fase in cui forniremo le prime 200.000 dosi al Sistema Sanitario Nazionale. Presidente, come si struttura il gruppo del Mad Lab? Credo che sia anche questa un'esperienza molto interessante. Circa un terzo dei giovani ricercatori d'età media 28 anni del gruppo Mad Lab è di italiani cosiddetti cervelli in fuga, che sono in realtà rientrati. Poi abbiamo inserito un numero di ricercatori stranieri che avevano pubblicato dei lavori nel settore molto interessanti. Questo è il modello del team coeso di gente di cultura diversa che però ha una visione in comune e c'è lo scienziato di riferimento. Grazie mille Presidente di essere stato con noi e ora invece ci spostiamo e andiamo invece a conoscere la ricercatrice del Mad Lab di Toscana Life Science, Elisa Pantano. Siamo alla seconda parte di intervista insieme alla ricercatrice del Mad Lab del TLS, di Toscana Life Sciences, Elisa Pantano. Grazie mille di essere qui con noi. Di nulla. Ecco, la prima domanda che le voglio fare è questa. Lei fa parte, come dicevo prima, del team di ricercatori coordinato dal professor Rino Rappuoli, che ormai un anno fa ha iniziato a lavorare sul progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali umani, con l'intento di sviluppare un farmaco contro il Covid-19. Ecco, se dovesse fare un excursus di tutti questi mesi, quali sono stati i risultati più importanti che avete ottenuto? Dunque, sicuramente va da sé che il risultato più grande che è stato più piacere è stato l'avere un anticorpo monoclonale da portare in fase clinica, quindi questo per qualsiasi ricercatore è un qualcosa di estremamente soddisfacente. Diciamo che l'intero percorso è stato molto interessante e molto bello. Per esempio, sicuramente un momento molto emozionante è stato il giorno in cui abbiamo riprodotto, anzi tentato in primis di riprodurre questi anticorpi monoclonali in laboratorio, quindi in vitro se vogliamo, e con la prima lettura della piastra abbiamo visto che questi anticorpi effettivamente venivano espressi, quindi c'era stato successo nell'esperimento che avevamo condotto. Lì è stato sicuramente un grande momento, un gran sospiro di sollievo se vogliamo, perché è andato a significare che tutto il piano di lavoro aveva funzionato, avevamo avuto successo e questo è stato veramente emozionante. Certo, ecco, cosa ha significato poi per lei, visto che è una giovane ricercatrice, far parte di questo progetto e quindi stare tutti i giorni a contatto anche con il professor Rino Rappuoli? Certo, sì, è stato sicuramente qualcosa di molto emozionante. Ti rendi conto che sono cose che non capitano così di frequente nella vita, quindi ti rendi conto che sono davvero occasioni uniche. È stato molto strano l'intero fenomeno di lavorare quando l'intero paese era bloccato, quindi l'andare ogni giorno al lavoro con la zona rossa, quindi ovviamente le strade deserte, noi che invece ci spostavamo in continuazione e tanti di noi arrivano da città limitrofe a Siena, quindi comunque avevamo modo di vedere veramente il deserto che c'era intorno. Però è stato anche molto importante perché eravamo quasi orgogliosi di portare avanti un lavoro che sapevamo sarebbe stato utile per tutti, non solo per noi, quindi è stato molto bello. Cosa si sente invece di consigliare ai giovani che vogliono intraprendere la sua carriera e quindi i suoi studi professionali nel settore della ricerca? Dunque, studiare tanto principalmente, cioè non mollare mai insomma il piano di studio, non mollare mai il continuo informarsi. Se c'è opportunità andare all'estero, perché sicuramente non è indispensabile diciamo lavorare all'estero, ma è molto importante, arricchisce tanto il ricercatore. E dopodiché non spaventarsi se all'inizio forse ci sono delle difficoltà, perché sembra che magari si chiudano delle porte, ma in realtà magari invece lasciano spazio a strade ben più profonde, più belle da percorrere, quindi non scoraggiarsi mai davvero. Grazie mille Elisa Pantano di essere stata con noi, ricercatrice del Mad Lab, lo vogliamo ridire, e grazie davvero di essere stata con noi. Grazie a voi davvero, grazie. La missione della Fondazione Senese Toscana Life Sciences è quella di facilitare il processo di startup d'impresa nel settore delle biotecnologie applicate alla salute dell'uomo, supportando la ricerca nel campo delle malattie rare e gestendo le attività di trasferimento tecnologico in campo biomedico e di valorizzazione della ricerca, mettendo a disposizione spazi, piattaforme tecnologiche e servizi in ambito industriale e scientifico. In questo periodo di emergenza sanitaria, la Fondazione sta compiendo una rivoluzione in campo sanitario, avendo individuato l'anticorpo monoclonale più potente contro il Covid-19, che possa essere impiegato, oltre che come terapia, anche come prevenzione.
Tutto questo è stato reso possibile grazie al team di ricerca Mad Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale. La nostra regione riconosce alla Fondazione Toscana Scienze della Vita il grande contributo alla lotta contro il Covid-19, un orgoglio per tutti i nostri corregionali e per il nostro paese. Io vi ringrazio per averci seguito in questa nuova avventura e vi do appuntamento a una nuova puntata di Usce Bottega, un viaggio itinerante all'interno delle aziende toscane, ai tempi del coronavirus.